Ciao ragazze, buongiorno. Allora, oggi primo video in collaborazione con la BB Craft. Allora, in questo video vado a testare il filo. Allora, il filo di elastico, quello misura 1,2 mm. Allora, il codice del filo è questo qui. Eccolo. Ok. Sto utilizzando queste perle di lava in colorazione argento. Ok, questo è il codice della box con tutte e tre le colorazioni di perle, quindi ci sono quelle oro, quelle rame e queste argento. Ok, dunque ragazze, mi sono preparata anche degli anellini in alluminio. Questa è una catena diamantata, bellissima. E mi sono preparata il mio ciondolino Sunshine con rivoli da 16, no, da 16, da 18, scusate, Swarovski. E il tutorial comunque di questo lo trovate sul mio canale. Dunque, allora, come prima cosa, ragazze, io devo andare ad infilare questa sequenza di cipollotti. Allora, sono cipollotti questi 4x6 mm. Come vedete qui la parte centrale della mia sequenza, vedete sia da questo lato che da qua, da quest'altro, ci sono due cipollotti, quindi due cipollotti per parte di un'altra colorazione, perché purtroppo non mi bastavano tutti questi della prima colorazione. In totale sono 40 cipollotti. E mentre per questa sequenza io ho inserito anche, come vedete, le perle da 6 mm, queste qui, colorazione argento. Dobbiamo semplicemente con tanta pazienza andare ad inserire tutti i nostri cipollottini sul filo. Aspettate che, ok, mi porto, quindi ci mettiamo con santa pazienza ad inserire tutti i cipollotti sul filo. Bene, io ne inserisco un po', poi proseguo da sola e poi farò la stessa cosa anche per l'altro. Voglio farvi vedere anche un altro tipo di bracciale utilizzando anche le perle da 8 mm che ho preso sempre sul sito della BB Craft. In questo modo abbiamo magari bracciale per uomo e bracciale per donna. Quindi io proseguo ad infilare tutti i miei cipollotti, poi andremo a fare il secondo, andremo ad assemblare il tutto e poi andremo avanti con l'altro, con il bracciale da uomo. Allora, ecco qua, ho infilato anche questo secondo filo e qui ci sono 39 pezzi tra cipollotti e perle da 6 mm, quindi ci sono le perle da 6 che sono un pochino più grandi dei cipollotti e quindi qui sono 39. Qui invece ne ho inserite 42 cipollotti. Adesso, ragazze, vado a chiudere il mio filo. Quindi faccio due nodi e tiro bene il filo. Quindi questo è un filo molto spesso, ragazze, quindi non rientra nelle perle perché il foro delle perle è da 1 mm, quindi non riesce a passare il nodino e quindi qui ci si potrebbe benissimo mettere un copriperla, come si chiamano? Un coprinodo, scusate, un coprinodo. Quindi tiro per bene il mio filo e vado a tagliare gli eccessi. Quindi prendo le forbicine e vado a tagliare. Ecco qua, quindi il primo braccialetto l'ho fatto. Adesso vado a chiudere anche quest'altro. Stessa cosa, faccio due nodini e poi tiro benissimo il filo. Tanto avete visto che si può tirare all'infinito e insomma è molto molto resistente. Quindi tiro forte, ma forte, sto tirando veramente forte, 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 ragazze. E taglio gli eccessi di filo. Ok, così. Bene, allora aspettate che me lo misuro.
quindi va benissimo. Se lo volete ancora più largo, magari mettete, non so, 44-46 cipollotti. E anche questo è perfetto. Bene, ragazzi, allora adesso cosa dobbiamo fare? Vado a prendere i miei anellini. Allora, eccomi qua. Aspettate che mi avvicino. Allora, apro per bene il mio anellino in alluminio. Inserisco i due bracciali e chiudo il mio anellino. Lo chiudo bene, molto molto bene. Ok. E continuo ad inserire gli anellini. Questo non è aperto per niente, per bene, ok, così. Quindi continuo ad inserire i miei anellini. Poi ho preso un anellino in acciaio, quello più grande, e vado a prendere il mio ciondolo e lo vado ad inserire, e vado ad inserire i miei due bracciali all'interno del mio anellino in questo modo e chiudo. Quindi ho posizionato anche il ciondolo. Vedete? Così. Adesso sposto tutti gli anellini. Così, sposto tutto. Ok. E finisco di inserire gli altri anellini. Quindi nell'anellino inserisco un altro anellino e chiudo. E qui possiamo utilizzare anche una misura un pochino più piccolina. Mi sono preparata oltre agli anellini più grandi anche gli anellini un pochino più piccolini. Quindi apro, entro nell'anellino, aspettate, ok, e chiudo. Quindi è un bracciale particolare. Così, entro e chiudo. Tutto sta a trovare così, così e chiudo. Ecco qui. E poi sposto i miei anellini verso vicino al ciondolo in questo modo. Quindi aspettate che sto solo spostando gli anellini. Non devo fare nulla di che, quindi sposto tutti i miei anellini, ok, verso la parte centrale del ciondolo, dove c'è solo un anellino, finisco di riempire con gli altri anellini e poi il bracciale è pronto. Ecco qua, ragazzi, il bracciale è pronto, quindi possiamo indossarlo tranquillamente. In questo modo abbiamo coperto anche i nodini del filo, anche se comunque non si vedono essendo un filo molto trasparente. E questo è il bracciale. Ho fatto anche la versione verde, eccolo qui, verde e oro, sempre con il mio ciondolo Sunshine, e devo dire che sono veramente belli, luminosi, per via degli Swarovski e comunque per via dei cipollotti, e anche la catena diamantata, insomma, fa il suo bel effetto. Allora, quello verde è stato realizzato invece con 39 cipollotti, e questo qui, insomma, con un pochino più cipollotti e comunque perle da 6 mm. Quindi questo è il primo modello di bracciale realizzato con il filo e le perle. Adesso voglio utilizzare queste perle nere e le perle queste qui,
rame per fare un semplicissimo bracciale da uomo. Quindi inserirò circa 50 perle, poi mi regolo in base al polso e, su questo filo, poi taglio il filo, faccio i miei due nodini e anche e andiamo a vedere insomma il bracciale da uomo come viene. Comunque questo filo ve lo straconsiglio perché è veramente resistente. L'unica cosa è che dovete mettere un coprinodo proprio perché diciamo il nodo che andiamo a fare chiudendo i due capi di filo non entra nel cipollotto, a meno che non abbiamo perle che hanno il foro da 2 mm, 2 mm e mezzo, insomma, così è più facile che il nodo passi all'interno. Quindi ragazze, vado a fare anche questo bracciale e ve lo faccio vedere. Eccomi qua ragazze, allora ho fatto anche il bracciale da uomo e devo dire che con queste perle di lava color rame, cioè è fantastico. Allora, non ho messo tutte quelle perle che vi avevo detto, perché ovviamente la perla è da 8 mm e questa da 6, quindi ce ne vogliono molte di meno. Sono 30 tra tutti e due i tipi di perle, quindi 30 perle ho inserito. Infatti il bracciale è molto largo e penso che per un uomo insomma vada bene. Stasera lo provo sul polso di mio marito, ma penso che sia perfetto. Quindi ragazze, questo è il progetto che ho pensato di realizzare per il primo video in collaborazione con la BB Craft. Quindi questi due bracciali, questo l'abbiamo fatto insieme, questo l'ho fatto da sola e questo vi ho fatto vedere che insomma i materiali che ho utilizzato insomma per creare questi bracciali. Eccoli qua i materiali che ho utilizzato, quindi le perle da 8, le perle da 6 e il filo. Comunque nell'info box vi lascio tutti i link per poter acquistare questi materiali che vi ho fatto vedere e che ho utilizzato per realizzare i bracciali. Voglio farne altri con le perle argento e le perle dorate. E ci vediamo poi con gli altri due video collaborazioni con la BB Craft. Ragazze, baci 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 baci, buona giornata a tutti.